Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video di Cassa Corporation. Oggi prenderemo un Mega Drive e lo collegheremo allo schermo LCD, questo qua che è alle mie spalle. Il Mega Drive in questione è stato acquistato su eBay e purtroppo presenta alcune parti mancanti. Manca un cavo per l'antenna, manca il joypad e insomma non è proprio in ben perfette condizioni. Pertanto la guida di oggi sarà una guida a restauro e il collegamento allo schermo LCD. Questo anche per farvi vedere tutto il lavoro che c'è dietro ai miei video. E cominciamo pure. Andiamo a aprire la scatola che mi è arrivata tramite eBay. La scatola naturalmente era chiusa, non era così, era già aperta per controllarne il contenuto. Io ho acquistato un lotto, perciò ho ricevuto anche tre giochi insieme. Abbiamo World Cup Italia 90. Ghostbusters. Però è per il Genesis, non è per il Mega Drive. E abbiamo Western War. Poi abbiamo la console, a cui attribuiamo un voto 8, perché è tenuta bene, comunque presenta segni di usura dovuti al tempo, che sono comunque normali, però è sporca. Perché comunque, come vedete qua nel retro, c'è una ragnatela dentro una vite e qua c'è della polvere dentro a questa fara del volume delle cuffie e comunque vuol dire che la console c'è comunque della polvere e va pulita e va aperta. Anche se è da notare che abbiamo lo sportellino perfettamente funzionante. E quest'altro sportellino qua è presente, che a volte purtroppo questo sportellino manca. Comunque diamo un voto 8 alla console. Poi abbiamo un joypad, che purtroppo non è il joypad originale, gli assomiglia molto ma non è originale. Ha delle funzioni, però questo qua a scopo collezionistico ha valore 0. Però ci permetterà di testare la nostra console una volta messa in moto se è perfettamente funzionante. E poi abbiamo l'alimentatore, che fortunatamente è un alimentatore originale Siga. Se comunque servisse abbiamo un output di 10 volts e abbiamo il positivo sull'esterno e il negativo sull'interno, che sono le polarità e il cavetto di questo qua, per chi non lo conoscesse. Naturalmente tutto questo era avvolto dentro l'Uniball, non era così, era confezionato bene, insomma. Purtroppo manca il cavo antenna e questo qua sarà un problema a cui dovremo andare a risolvere. Bene, cominciamo ad aprire la console per controllare che non ci sia polvere all'interno e per pulirla. Con un cacciavite della punta, con una punta Philips D1, svitiamo 6 viti che si trovano sulla parte inferiore della console. 1, 2, 3, 4. 5, 6. All'apertura della console andremo a svitare le 12 viti che si trovano sulla placca metallica che incontriamo. Procederemo poi con la rimozione della placca metallica stessa. Adesso diamo una pulita con l'aria spray, Air Duster. E poi con il disossidante secco andiamo ad agire sui contatti della cartuccia. Fa lo stesso anche se schizza perché tanto evapora all'istante. Bene, adesso possiamo procedere alla richiusura della nostra console. E poi andiamo a mettere in sede le varie viti.
Una volta rimontata questa placca di metallo, si procede alla chiusura della console, cercando di far combaciare questi connettori dove c'è il volume, l'accensione e il reset con questi tre qua, che sono i suoi pulsanti esterni. Perciò mandiamo il volume al minimo, tenendo riguardo alla pulizia esterna, basta un comunissimo sgrassatore da cucina e dello Scottex. E sciogliamo. Anche perché comunque calcolate che sono console che magari le persone avevano in cantina, insomma non è il massimo portarsele in casa sporche, diciamo. Ancora un colpetto con dell'aria compressa dove ci sono le fessurazioni che magari hanno ancora un po' di sporcizia. Non era la polvere che volava, era il gas delle bombolette che evapora all'istante. Ora che la console è pronta, andremo a risolvere gli ultimi ma non meno importanti problemi. Prima di tutto controlliamo anche il funzionamento dell'alimentatore. L'alimentatore è stato collegato alla rete, perciò con la massima attenzione controlliamo che eroghi la potenza desiderata. Ecco, utilizziamo un tester e andiamo a inserire una punta all'interno, non c'è pericolo, state tranquilli, vedete, si può toccare tranquillamente con la mano, però l'apparecchio è in tensione. Inseriamo una punta all'interno dell'alimentatore e l'altra punta all'esterno. Dobbiamo controllare che l'alimentatore fornisca 10 watt, 10 volt, scusate, e come potete vedere ne eroga 14. Il funzionamento è corretto perché comunque è un voltaggio superiore e non implica il malfunzionamento. Lo implicherebbe se il voltaggio fosse inferiore, tipo se fosse 9 o 8, e la console non si accenderebbe. Perciò, a tutti gli effetti per noi l'alimentatore sta funzionando correttamente. Andremo a risolvere il problema del cavo antenna che è mancante. Io ho risolto utilizzando un cavo antenna RF normalissimo, questo qua. Però ho acquistato un maschio-maschio. Come potete vedere, i due pin alla fine, i due connettori RF sono uguali. Poi, con l'utilizzo di questo speciale jack, che da una parte è una femmina per l'RF e dall'altra è un maschio RCA, vado a collegare il cavetto bianco, così. In questo modo ho ottenuto questo tipo di cavo, che è un maschio, e qua ho ottenuto un altro maschio, che è il cavo dell'antenna classico. Ecco, tutto questo costa solamente 4 euro. Io ho pagato oggi 4 euro, perciò è inutile dare retta a persone che dicono di spendere centinaia e centinaia di euro. Andiamo a collegarlo nella cavo antenna RF out. E qua andiamo a collegare la nostra alimentazione. E questo naturalmente andiamo a collegare l'antenna del nostro schermo LCD. Utilizziamo il nostro ormai affidato e semplice sistema, scolleghiamo il cavo antenna della televisione e colleghiamo il cavo che ho appena costruito nel cavo antenna. Colleghiamo il nostro joystick alla console e andiamo a inserire una cassetta all'interno di essa. Ottimo, accendiamo la console. Con la console accesa avviamo il programma di ricerca automatica del canale sulla parte della televisione della TV analogica. Non abbiate paura perché il Sega Mega Drive
ottiene il suo segnale video intorno ai 580 MHz. I megahertz li possiamo visualizzare qua, perlomeno nella mia televisione. Qua, ad esempio, adesso siamo a 170 MHz. Ci stiamo avvicinando, siamo sui 570, 580 in questo momento, e vediamo che la televisione comincia a ricevere i primi segnali. Aspettiamo un secondo che la televisione prenda il segnale e passi la scansione successiva, come in questo caso. Premiamo Arresta sul menu, come la televisione, ed abbiamo la nostra console funzionante. Per dimostrarlo la spengo e la riaccendo. Facciamo anche una piccola partitina. Come potete vedere, la nostra missione è compiuta. Direi che la console è perfettamente funzionante. Infine, in appendice al video, voglio mostrarvi questo alimentatore universale. Questo alimentatore universale ci viene incontro nel caso non fosse presente l'alimentatore originale nel SIGA. Questo alimentatore universale può avere vari voltaggi che vanno da un 3, 4,5, 6, 7,5, 9 e 12. E può avere il positivo all'interno o il positivo all'esterno, con quest'altra selezione. Questo alimentatore costa solamente 8 euro. Per poterlo utilizzare settiamo la tensione su 12 volt, perché ha o 9 o 12 e il nostro SIGA ne richiede 10, perciò è sempre meglio avere qualcosina in più. E mettiamo il positivo all'esterno e il negativo all'interno con quest'altra levetta. Eccolo che è collegato alla rete, andiamo a inserire lo spinotto nell'ingresso della console e la console funziona.